La quinta puntata del pugnettino del Muori comincia col consiglio d'amministrazione del quartier generale dell'Associazione degli Eroi. Primo ordine del giorno: Patent Rider, promosso in classe B. Yeah! Ma lui non ci vuole annà. Perché? Perché è umile! Che bravo! Poi lo dirà lui perché. Non lo voglio anticipare. Ma sai che c'è? Facesse come gli pare. Tanto classe C, classe B. Fanno cagare. Ma se sei... Inoltre, è l'ora della 55esima edizione dell'esame per la certificazione degli eroi. Quanti sono i partecipanti? Contando tutte le sedi, un botto! No, proprio un botto botto? Sì! State buoni! Non c'è niente da festeggiare! È come gli youtuber! Più video fai, più cala la qualità! Poi se fai vloggini, che te lo dica fa? Dobbiamo essere ancora più cattivi nella selezione! E poi gira voce che quell'individuo di grande talento che presentiamo con giri di parole incredibili, tipo quell'uomo, quella persona, se manco il sesso te vogliono di, tu sai chi? Madonna ragazzi, fatela finita! Dicono si sia presentato quest'anno! E chi sarà mai quell'individuo? Capirai, te lo diranno fra 10 episodi minimo. Una scena dopo se vede la foto di Genos. Ma perché non dici Genos? Genos! Il robot! Quindi manco individuo persona! No, effettino? Genos! Ha preso le pizze da una zanzara! Però ricordiamoci, dalla post-credit scene della puntata 3, che l'associazione crede sia stata lui a distruggere la casa dell'evoluzione, perché l'associazione degli eroi è... ricoglionita. Ricoglionita. Ritorniamo alla post-credit scene della scorsa puntata, con i nostri eroi, lui, te... all'inizio della selezione, ed è subito torneo Tenkaichi. Il nostro eroe sfoggia una linea invidiabile. Per davvero, no come Light, 180 cm per 54 kg. Basta dai Melaryuk, Light, magnatele te. Ma non hai capezzoli, capito? Non solo perdi i capelli, ma anche i capezzoli. Vabbè, tanto nel maschio sono inutili. Trovami l'utilità dei capezzoli nel maschio, forse. Ti ci lascio pensare. Comunque, non li ha nessuno i capezzoli. È una malattia comune. Martellone scorre potente in questa scena. Ah, coglione! Ah, boscino in mutande! Ah, stereotipi su quanto sembri debole, ma in realtà mo vi accorgerete che il nostro eroe è forte. E bellissimo frame che te fa capire che finché c'è da cazzeggiare, cazzeggiamo. Ma quando tocca fai seri... Saitama si esibisce nei... saltelli aggraziatissimi! Hopla! E tutti... così imparate bullettini. Vabbè, comunque, cioè, battuti tutti i record, no? Chiamate qualcuno, fermate l'esame, rendetevi conto di chi cazzo ci avete davanti! No, 1500 metri, via! Il nostro eroe vince! Incazzato come una marmotta a cui hanno levato la cioccolata da incartare proprio! Sollevamento pesi! E Thor Bjornsson, come si chiama? Muto! Come la montagna post-Quinburn! Lancio del peso! Ha ucciso qualcuno! Ha ucciso qualcuno! Quel peso dovrà scendere prima o poi! Atterrerà come una cometa, calamità livello drago! Salto sul posto! Via! Ma, cioè, allora, voi siete abituati a controllare gli eroi, no? O capite che c'è qualcosa che non va? Punching Machine! How could this happen to me? E qui, non so voi, ma io ci ho visto Dragon Ball in tutto questo esame. Se non sei convinto, dopo, il palestrone così, lui preso in giro dalla gente, i saltellini alla Goku, la Punching Machine... Abbiamo capito, One! Abbiamo capito! Io pensavo che se trattenesse, pensate, proprio come Dragon Ball, invece non gliene frega proprio un cazzo. Finiscono le prove. Torna pure Genos, che è nudo lui per una volta. E signore e signori, non ha il pene! Ma
le scelte di vita vere. Il nostro eroe gli chiede se ha senso che lui faccia delle prove fisiche. E infatti, lo vedi che sto manga, fumetto, anime, chiamalo come te pare, te risponde alle domande che te fai. Ma un po' tutte le storie belle. E la cosa unica però di One Punch Man è che non si prende palesemente sul serio. È comico. Ma invece sì, si prende sul serio. In un modo tutto suo. Sono arrivati i risultati. Genos prende il grado S. Me coglionissimi, Genos. Il grado S è il grado maggiore per un eroe. Va bene, è giunto il momento dello spieghino del Muori. Nell'associazione degli eroi, il più basso è il grado C, di cui Spadent Rider è fiero portavoce, occupando il primo posto. Poi c'è il grado B, il grado A e il grado S. E Genos subito là, perché l'esame era una cazzata. Pure quello fisico ha imparato. 100 punti, perché io sono bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, ma morta! Mi devo vendicare! E maestro, lei sicuramente avrà preso 1000 punti! Vediamo un po'. Classe S, palese, se vede, guarda, è il sopra della S, può anche richiudere. È anche un carattere più grosso del mio. Quanto è forte, sensei, senpai, semmai. Semmai cosa? Io la venero, non so io il dio di un nuovo mondo, è lei. Anche meno, Genos. Flashbackino del colloquio. Genos, ecchi me, te lo ricordi lo studio Helios in Roma? A voglia. Che gli è successo? Ho distrutto l'edificio. Perché l'hai fatto? Lavori per la Rai, sei stato bravo. Hai sconfitto anche l'organizzazione, gli autori, tutti. Ho distrutto l'edificio. Ma sei un freebooter, sei! Ecco perché è andato in classe S subito, facendo carriera, rubando i memini, i meriti. Vabbè, è finito tutto bene. Siamo tutte e due in classe S, è vero o no? Maestro? Master? Patrone? Plot twistone dei plot twistoni? Il nostro eroe è in classe C! Salute! Com'è andato il test fisico? Credo benino! E quello psicologico? Qual è quello scritto? Una chiavica! Perché questo è lo stereotipo dell'eroe forte, ma scemo ai limiti della pensione di invalidità! Non si scherza su queste cose, ha ragione. Stacco e si va a conoscere un nuovo personaggio. Colui che detiene la prima posizione degli eroi di grado A. Sweet Mask. Strike a pose. Un altro Kira, raga. Un altro Kira. È pieno di Kira qua. È tutto un Kira. La traduzione è Dolcetto Mask. Dolcetto Mask. Ma se può sentire. Ma non potevi lasciare Sweet Mask. O Dolce Mask. Cioè, dai. Cringe uguale, eh. Ma Dolcetto Mask. Vabbè. Lo avvertono di questo. Che l'ha superato così. Debotto senza senso. Ma a lui gli è stabbe. Per ora. I promossi dell'anno sono al discorso finale. E i promossi so due. Ma dai, ma metti qualcun altro. Su un botto de persone. Solo due. Vabbè. Snack li avverte del difficile futuro che li attende. Ora rappresentano più che solo se stessi. Che voi fate schifo proprio. Psst. Ma rappresentano la grande associazione degli eroi. Un'enorme responsabilità. Un gargantuesco onore. È figo, vabbè. E dovete prendere esempio da me. Il classico personaggio sbruffoncello che sa sente galla. Anche se... Guarda che io sono eroe di classe A, ma io sono di classe S. E te sei in 38esima posizione, sei al limite del freebooter. Solo che non mi viene bene in mente di chi. Tu fai l'errore di sottovalutarmi dopo una prima occhiata. Io, eh? Ma a me manco me vedi arrivare. Becca! Zanna di ru del serpente. Oh, oh, so. La, Yamcha Freebooter! Ecco chi sei! Madò, che schifo! Che vergogna! Ma sempre meno di quella che dovresti provare tu in sto momento, sì! Just to suffer. Meno male che non c'ho i capelli. E tu ti alzi, per favore! Volevo fare i seri. Fammi seri. Io c'ho le conoscenze. Ti posso far declassare. Perché io sono raccomandato. Faccio parte del sistema. Chi l'avrebbe mai detto? Snack è serpe verde. Vuoi usare la tecnica? Mio padre lo verrà a sapere. Contro di me. Cambio scena. Si torna a casa. E dicono la storia che t'ho detto alla puntata prima. La creazione dell'associazione degli eroi. Dementone e del figlio.
Oh, meno male che l'hanno messa, sono contento. È nata solo 3 anni fa l'associazione. Che strano, la data in cui io iniziai ad allenarmi. Beh, Saitama, non ti ricordi il primo ragazzino che hai salvato? Con quel problemino particolarino, tra l'altro, che sarta subito nelle palle dell'occhi. No, e vabbè, l'importante è che siamo tutte e due eroi. E da oggi io sono ufficialmente suo allievo. Ma se sei mio allievo non lo dovresti decidere te. Che bello, sono tanto fiero. A domani, mocha platinata arrugginita. Nel frattempo, Snack, che più che Snake pare un Mars, parla male di loro alla commissione. Alle spalle, subdolo, come uno sneakers, snitch, no snack, i due nuovi non portano rispetto. Senza alcuna provocazione, gioca a mettermi contro lo schiavo. Comunque è un imbecille, è un incompetente, quindi se pensi di mandarli via tutti e due non fai un soldo di danno. Mi stupisce che te lo chiami imbecille, è una persona che lavora per noi. Forse sei tu l'imbecille se lo chiami così. Genos ha superato gli esami a pieni voti, il migliore del Giappone, e ti ha già superato. E Saitama, sì, ha fatto schif al test scritto. Ma quello fisico, sappiamo benissimo... Ah, ma lo vedi? Meno male che non siete completamente rincoglioniti, che ha distrutto ogni record dell'associazione. È come se nel suo corpo risiedesse Dio. Azz. Attenzione, che sia un'indizione. È veramente lui allora il dio di un nuovo mondo? Io non credo. Secondo me non è questa la soluzione. Girano un sacco di teorie sul perché Saitama è così forte. Ma per me sarebbe un po' deludente se fosse qualcosa di diverso dalla volontà sua di esserlo forte. Per i motivi giusti. È il caso piuttosto. Il caso non nel senso che non si sia impegnato, perché si è impegnato. È proprio la filosofia che c'è dietro l'impegnarsi davvero in qualcosa, ma per quello che uno può fare. 100 addominali, 100 piegamenti possono non sembrare tantissimo per alcuni, ma non è una questione di puntare al top per forza. Quello era il massimo suo, senza skippare nessun giorno, senza cedere la volontà. Oggi c'ho caldo, no, continuo pure oggi. È questo, è questo, e vale per tutto. Lui è l'emblema della persona comune, un po' con le sue fisse, con le sue manie, una persona proprio normale con cui puoi empatizzare, ma che se non trova scuse ce la può fare. Sei tu, cazzo, Saitama! Sei tu! Just do it! Ogni altra risposta, se esce fuori che c'è sta un trick, un qualcosa che gli ha dato i poteri, Dio, mostri, sarei deluso. E anzi, non lo voglio sapere. Non c'è bisogno di spiegarlo perché è così forte. Te l'ha spiegato, basta. Il nostro eroe torna a casa da solo, pensando a quanto siano futili queste classificazioni. Mo devo fare carriera? Scala la classe C, poi la B, madonna mia? Ma sti cazzi, non è questo l'eroe che voglio diventare. Tutti questi pensieri belli sono interrotti da Bounty, che dopo le minacce e le infamate passa alle maniere forti. Zanna di lu! Serpente! Perché non potemmo fregare proprio tutto tutto, dai! E non posso guardare. Ma ringrazia che sei vivo, ringrazia! T'ha dato un buffettino! Un buffettino! La poesia, guarda, guarda le scene poetiche, pure nel disagio. Il circo massimo, no, spiazzalone. Genos super doppio airbag, c'ha un cellulare del 2005. Ma il gestore telefonico t'ha proprio fregato col piano tariffario. Sta controllando il registro degli eroi e vede che ancora non gli hanno dato soprannomi. Soprannomi? E certo, gli eroi sono so cool e la gente li chiama con nomi che decidono loro e che li rappresenta. Che bello! Chissà come sarà il mio. Ma il tuo è ginocchio coi guanti? Te l'ha dato piccolo freebooter alla prima puntata? Sarà sicuramente una cosa bellissima e che incute terrore nei cuori dei cattivi. Tipo Capitan Tovaglia. No, Romanista Pelatino. Nemmeno One Punch Man. One Punch Man è bello, ma non te chiameranno così. Ma che ce famo qua? Glielo dico subito. Ma prima vado un po' più indietro. Qua? Ancora un po'. Va bene? Un'altra antichietta. Au. Lì va bene. E adesso? Menamose. Oh, Genos si è montato la testa sopra il corpo meccanico. Quindi anche sì, dopo il grado S, l'allievo supera il maestro. No, perché Genos vuole fa a volte? Perché siccome nemmeno Saitama sa spiegare il motivo della sua forza, Genos vuole spingerlo a combattere seriamente. Per cercare di capire da dove
dove vi è tutta sta forza. Vuole un motivo, come voi, e non si fa così. Te l'ha detto, sei impegnato. Tu no, Genos, tu hai barato. Tu te sei costruito la roba per diventare forte subito. Hai bottato, Genos, hai bottato. Magari non è così, ma io ci vedo questo. Ma anche così non vuol dire che tu non ti possa impegnare. Lascia fare, sto manganime fumetto ti fa pensare. Tutto questo ve lo sto dicendo mentre c'è un combattimento proprio spettacolare che da solo vale tutta la prima serie. E ce ne sta uno pure meglio poi. E in sto combattimento Genos ci crede sempre di più. Ma una cosa proprio che lascia... Ma come fa a crederci così tanto? Insegnaci. Da quando è cicciato fuori lui ci crede, e da quando è cicciato fuori fa figure barbine. Purello. Perché? Carcio frontale, quarto dell'uno avanti. Schivata fine anni 90. Troppo kick giù cerchio proprio. Ma ta dai una regolata. Raggio che se regola. Ma quella è una foresta. Lì ci vivono delle bestie. Chiamate la polizia. Fuori dall'associazione degli eroi. L'unico robot che tossisce, signori. Allora, Mr. Quaggot, come va? Mi faccia sentire questa brutta tosse. Ah, chiamate polizia e ambulanza. A questo punto, Genos rosica, sta proprio rosica. Via con la fase 2, l'arconte Protoss. E piu 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 piu. Ora ora, Gatling, sempre la stessa cosa fanno. Cazzo, almeno snack le sale arti marziali. E niente, perché cioè, ma che deve fa uno, ma che deve dire, ma... Siccome a sta puntata le citazioni a Dragon Ball sono proprio al limite del plagio, dopo la scoperta che Genos ha attaccato la sua immagine residua, passa ad omaggiare Bertolucci. No, Vegeta, con un Final Flash. Posa plastica, tertizio de plastica. Final Flash Freebooter. Fermate! L'ho beccato stavolta. Adesso il maestro mi prenderà sul serio. No, adesso lo prenderai tu da per terra col posa cenere. Non perché l'ha preso, perché ma che pia, una botta in testa da piccolo ha preso quando gli hanno spadasciato la famiglia, ma perché lui è convinto d'averlo preso. Cioè lo voleva ammazzare. La mossa finale da 3 barre. Cucù. Smescio i pulsanti attack. Maestro, sono molto deluso. Ah beh, se sei deluso ti capisco. Non sono degno di farti da maestro. Adesso vai, vai. Se te levi per cortesia. Non mi prende sul serio. Avevamo detto che questo era un combattimento fino alla morte. O fino al KO. Quindi dai, maestro, dai. Gli ciccia fuori pure Laura, va. Attenzione, le 4 linee sono indecifrabili. Ah, gli stivali hanno fatto gnic. Sudo, sudo tantissimo. Genos non può sudare, ma suderebbe se potesse. Hello, motherfucker. Metti in pausa, metti in pausa. Madò sta scena che cosa non è. Va che bei capelletti che t'ho fatto. Tu che ce li hai. Mo vanno a far concerto. Genos Super Saiyan è sconvolto. Si rende conto che per raggiungere la forza del Senpai Sensei dovrai essere pronto a tutto. Porca puttana babbana. Sì, ma che vuol dire? Ma dai. Scena come doveva essere accuratissima. Questa è un'ulteriore prova che lui trascende tutte le robe umane. Non puoi dare una spiegazione razionale, non esiste! E poi hai distrutto un ecosistema! Cacciate tutte e due dall'associazione! Riannamo da Sweet Mask, che anche lui, come M&M's, come Snack, vuole testare i nuovi arrivati. Perché per lui gli eroi devono essere belli, intelligenti, affascinanti, simpatici, modesti, famiglia perfetta, fortunati, entusiasti. Va bene, basta, basta! Saitama e Genos vanno a mangiare gli Udon, gli spaghetti. Te piacciono? Non ho gusti particolari.
No, comunque sì. Tu non hai gusti. Sei un automa. Cioè, quasi Troen che hai al posto del corpo. Si alimenta a spaghetti. Mangi per avere energia. Non credo. Il nostro eroe, però, non c'ha una lira. Era disoccupatino fino a mo. Empatizzi. E quindi dagli con la gara degli udon piccanti. Se li mangi tutti, non paghi. Io ho mai trovato un posto in Italia che faccia ste cose. Tipo, se mangi 3 kg di carne, non paghi. No, ste cose classiche, classiche. Qui, mai trovato. Ti sfido io! È incredibile, ma vero? Genos si alimenta a spaghetti. Guarda! Se sta rigarigà, se li beve proprio! Wow, è proprio un eroe di classe S. E ha battuto Saitama! Alla fine ho superato il maestro. Allora sono veramente io il dio di un nuovo mondo. Ah, sono io. Sweet Mask fa la sua comparsa con un Saitama al meglio proprio. E Sweet Mask non lo calcola proprio. Vuole parlare con Genos perché a lui interessano solo gli eroi di classe S. E così tu vorresti essere il Kira Freebooter della serie. Ma sono io la vera citazione. Guardami, sono bello, intelligente, facente, simpatico. Ma io ho lo stesso doppiatore e ho il senso di vera giustizia che a te manca. Solo io posso farcela. Non si dicono questo, ma dovrebbero. Che voleva? Dirmi benvenuto, caruccetto, dolcetto. Siccome ora Genos ha fatto la collaborazione con uno famoso, acchiappa un po' dei fan pure lui. Ti metto mi piace, posso stringerle la mano. Wow, è come tenere un selfie stick. E Saitama riscopre le emozioni. Soffre, soffre dentro tantissimo. Tornando a casa, scopriamo cosa si sono detti veramente Sweet Mask e Genos. Gli eroi di classe S devono rappresentare la giustizia! Ma quella bella! Due correnti de pensiero sul come essere Kira. Com'era l'esame? Una cazzata. L'associazione si impegna, non esse così duro. So de metallo. L'associazione è brava. Sono tutti dei codardi. Una massa de statali gatti grassi troppo pagati. Sta brutti? Sì. Momento so you're approaching me? Ma anche momento can't touch this. Sono venuto solo a dirti ciao. Ecco, vedi, ciao. Per oggi basta combattimenti. Abbiamo messo tutti i soldi dalla puntata in quello di prima. E anche basta con le figure di me, Genos. Perché questo mi sa che te romper cu. Genos ripensa a tutto questo. Maestro! Ma ancora qui stavi? Mi scusi, ma devo passare un attimo a casa. Ma vai a casa, anzi rimanici. Torno subito. Non lo dovevo fermare quel cazzotto prima. Si cambia scena con atmosfera durante il congedo di Genos. Il congenos. E l'ultima scena va a Sweet Mask, che anche lui ripensa a Genos. Il nuovo arrivato sembra interessante. Io ci capisco. So io il vero Kira Freebooter. Io lo capisco al volo quando uno è forte. Fine. Oh, la trama vera orizzontale sta in granà. E le riflessioni sulla vita che me partono rivedendolo ancora di più. Ci vediamo alla prossima puntata. Ma ovviamente c'è la post credit scene. Genos è tornato con una valigia che è bagaglio a mano, chiaramente. Non vuole disturbare Genos. Maestro, andiamo a convivere. Ti avevo detto di restarci a casa. Pago, pago tutto. L'hanno messo che paga l'affitto, bravi! Pure se è una post credit scene così, una cosa in più, va bene. Allora non è abusivissimo. Allievo prediletto, io ti accetto sotto la mia guida!